sono, penso, ma buona dose di pazzia ci voglia nella vita, vero Francesco? Certo, almeno un po'. Poi altrimenti sarebbe troppo monotona, troppo grigia, troppo scontata la vita. E allora loro erano il negro amaro, quel matto sono io, appunto, il tema della stravaganza, dell'essere fuori dal coro e dal comune, che appartiene molto ai personaggi del genere fantasy. Ma un altro tema che appartiene al genere fantasy, l'abbiamo detto prima, è quello del viaggio e ancora più poi del ritorno, no? In genere c'è il ritorno dopo un'esperienza compiuta, abbiamo anche un po' provato a spiegare precedentemente. E nella prossima traccia che ci ascoltiamo, non prima che Francesco ci abbia fatto una rivelazione che ora ci darà modo di far sapere a tutti, dicevo, la prossima traccia che ci ascoltiamo è di un gruppo pop femminile statunitense originario del quartiere Queens di New York, che è stato attivo, pensate un po', tra il 1963 ed il 1968. Io sono nato nel 68 e quindi non ho avuto modo di vedere, ma erano già sfatte, insomma, queste ragazze. Aveva raggiunto la vetta delle classifiche con alcuni brani che avevano tematiche adolescenziali. Buffo pensare, no, come noi siamo stati tutti adolescenti, ovviamente, come tutti, che nel 63, tra il 63 e il 68 ci fossero gruppi che trattavano tematiche adolescenziali che sembra magari più attinenti al mondo attuale, no? Alle nostre generazioni, che non a quelle precedenti, che avevano altre, nell'immaginario, avevano altre problematiche o altri interessi. Il gruppo era composto infatti proprio da quattro ragazzi adolescenti e la traccia che ci ascoltiamo si intitola I Can Never Go Home, non potrò mai più tornare a casa. È una delle più brillanti canzoni, appunto, che hanno scritto queste ragazze, il tema appunto della ribellione e della fuga. Basta ascoltare del resto gli splendidi cori di Hush Little Baby, che porteranno al grido solitario della mamma e ai versi appunto di queste ragazze. Ma stavamo parlando appunto di un qualche cosa, di una rivelazione che il Brucalifo voleva fare e rendere pubblica a tutti i radioascoltatori di Radio Piombino. Vabbè, dopo un bel po' di anni, probabilmente l'anno prossimo, comunque non subito, nell'immediato, rincomincerò a scrivere insieme a Gaia. Proprio abbiamo deciso di scrivere un libro a quattro mani e appunto ci vorrà un po' di tempo per buttarlo giù. L'idea c'è già, è più di un'idea, è un'idea già articolata, un soggetto molto nuovo e niente, vediamo, sarà una sorpresa, diciamo. Avete già comunque cominciato a parlare appunto del soggetto, di come strutturare, come sarà secondo te scrivere a quattro mani? Allora, l'idea che secondo me è molto bella, quattro, molto... due mani, scusa, si scrive con una mano per ognuno. Quattro sareste un po' troppi. Sì, no. Cioè aggiungiamo io e Carmelo, se mai. Due mani. No, sì, se c'è da mangiare. La finalità della cosa è scrivere a due voci più che a quattro mani o a due mani. Cioè, nel senso, utilizzare la reale differenza di identità fra i due scrittori. Differenza in questo caso fra me e Gaia di generazione, di estrazione, di formazione di cultura, di esperienza, esperienza. La nostra, di utilizzare la nostra differenza per dare vita proprio a due voci narranti separate e veramente distinte, che però raccontano una storia comune. Quindi questo secondo me è un po' il tema originale del libro, però non vi dico di cosa parlerà, ma no, comunque no. Sarà un fantasy. Guarda caso ce l'aspettavamo, non so come mai, ma... Questo è uno scoop allora. È uno scoop, questo è uno scoop. È lo scoop. Su YouTube è uno scoop. Ricordo ancora una volta, tra poche ore sarà possibile vedere su YouTube quello che insomma abbiamo combinato qui a Quello della Notte, grazie a Carmelo Galini che ci sta riprendendo e che appunto pubblicherà su YouTube queste cose che abbiamo fatto. Bene,
Allora, io ci ascolterei quest'ultima traccia della serata, mezzanotte 10, poi facciamo i saluti e ci ringraziamo, anzi ti ringraziamo. Loro sono appunto The Shangri-Las, I Can Never Go Home Anymore, qui a quello della notte, su Radio Piombino, mezzanotte 10.